Episodio 8. Episodio 8. Vita da spiaggia. Questa musica, che è quella del menù. Tu? Credo di doverlo distruggere solamente... Ma c'è la statua di della libertà con Engine. Dicevo, credo di doverlo distruggere solamente con i titani, quel fiore. L'avete distrutta! Avete distrutto l'umanità! È una citazione, non ci credo. Chi l'avrebbe mai colta da bambino sta roba? Bravissimi, bravissimi, porca puttana. Concept art sbloccata, che probabilmente è quella di sta spiaggia. Ecco qua, grazie. Ecco, una cosa che apprezzo di questi tipi secondari di giochi di Crash. Dicevo, è il non essere obbligato al completismo totale, 100% grandi successi del livello. O meglio, il gioco te lo fa fare, nel senso, in modo diverso. Uccidi tutti... Sono scimmie. No, l'ho capita adesso perché il pianeta delle scimmie. Dai, ma è geniale sto gioco. Comunque, il gioco ti fa fare del completismo della serie, appunto. Uccidi tutti i nemici, trova i tre cessi, trova, che ne so, i concept art, tutte queste cose qua. Il gioco te lo fa fare, ma non è il completismo di trovare, per esempio, tutte le casse, distruggere tutte le cose, di fare il livello a tempo. Io detesto quelle cose così. Perché finché, vabbè, uccidi tutti i nemici, sì, è l'equivalente delle casse, capisco che sto andando effettivamente... Poverino, in controsenso quello che dirò. Ma, a parer mio, uccidi 100 nemici non è la stessa cosa di fare... Uccidi, che ne so. Una ricerca continua. Aia. Pezzo di merda. Hai rotto le scatole. Madonna mia. Basta un po'. Eh certo, e secondo te sono scemo tre volte. Allora, che cosa fa il fiorellino? Sembrerebbe niente. Stavo anche per bloccarmi. Non sembrerebbe niente in realtà. Droppa qualche cosina, ma... Kapum! Perfetto. Io direi di farmelo... A distanza. Ne manca ancora uno. Ecco fatto. Grazie. Ui. Le scatole però, che mi servono i punti per salire di livello. Esatto, e anche per prendere le vite. E addio all'amico spinoso. Io mi mantengo a distanza e tengo, dicevo, la puzzola. Grazie. Sai che forse però, vista così, mi sa che avrò bisogno dell'amico spinoso. Allora, facciamo una cosa intelligente. Fermi tutti. Prendiamo questo per due. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo. C'è il... Esatto, il furgoncino. Ci dà un sacco di punti. Meno male che l'abbiamo visto. Ecco fatto. Il fiorellino invece non ne vale neanche la pena. Peccato.
Via. Perfetto. Peccato, dobbiamo già dire addio a Puzzolello. Addio Puzzolello, sei stato un grande compagno. Potenziamento della scivolata. Va bene. Allora, ma noi col fiore davvero non possiamo fare niente? No, non possiamo neanche colpirlo potente, peccato. Va bene. Ecco qua, no. Crash, non fare cagate, per favore. Quello era un bagno, no? Pensavo di aver visto uno dei cessi di Cortex da questa distanza. Vieni qua. Vieni qua. Peccato che non ci sono combo fra quadrato e triangolo in questo gioco. Cioè non è che fai tipo tre triangoli, un quadrato e ti esce una combo. Ai, non ho visto l'obiettivo, scusami, me lo... Vabbè, fa niente. Vieni qua. Era dal livello dedicato a lui che non vedevamo l'armadillo. E sai che ti dico? Credo sia la scelta più azzeccata. Oi 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 oi. Minchia. Vieni qua. No, Crash, non f... Te lo sei meritato. Te lo sei meritato. Mannaia. Ma l'ho finito il livello? Ecco il cavolo. Non ho neanche visto cosa dovevo fare. No, 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 me la son meritata la morte. Me la son meritata tutta perché non ho detto neanche cosa devo fare. Sconfiggi tutti i nemici prima che il tempo scada. Ok, proviamo subito a questo giro a uccidere già tutti con le rotolate. Perché se uso lui è troppo lento e non funziona. Eh certo, io sono scemo secondo te. Perfetto. Da questa distanza lui non si attiva. Perfetto. Attiviamolo subito. Dai Crash, ste cose in slow motion, chi se ne frega. Perfetto. Bravo. Dov'è, dov'è, dov'è? Mi si è oscurata la telecamera. Ma lui è ancora vivo. Vieni qua. Perfetto, dovrebbero essere tutti morti. No, sono... Ok, sì, per fortuna. Uff, non me ne frega neanche che si è oscurata la videocamera in questo contesto, perché l'importante era completare il livello prima. E via, di scivolata. Ok, lì c'è un cesso. E c'è un'armata di tre coccodrilli. Di coccodrilli, sì, di armadilli. Ok, volevo solamente vedere cosa facevano i cosi qua. Ti sta bene. Perfetto. Allora, aspetta tutti. Perfetto, andata. In realtà non pensavo di averlo ucciso. Ok. Dai. Oh, è andata bene. Tu cos'è che facevi di attacco speciale? Ah, questo. Sai cosa? Allora, aspetta un secondo. Mi ricarico un attimo l'attacco speciale.
mi ricarico l'attacco speciale e cerco di colpirli tutti assieme. È andata malissimo. È andata malissimo. Muori. Era meglio avere l'armadillo. Esatto. Preso. Venite qua tutti. Ancora. Ma che peso al culo che sei. Mamma mia sta tartaruga. Madonna mia. Dai. Perfetto. Forza. Ci sta bene, cretino. Ancora ne è apparso uno, ma... Allora, adesso mi è venuto il dubbio. Ah, ecco perché. Dammelo subito, va. Esatto. Ma dai, ma sono attaccato durante la cutscene. Mi state attaccando durante la cutscene, è illegale. È illegale questa cosa. Non mi potete attaccare durante una cutscene. Prendilo, 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 prendilo di morire. Ok, vai. Preso. E bughidi bughidi. No, e che palle. Scappa, scappa, scappa. Preso. Con le mie sole forze. Ecco, statevene buoni, per favore. Oh, finalmente. Madonna mia. Sì, il robot spia, re delle combo. Ce la potevamo fare, ma vabbè, è andata. Bugre, bugre. E ughidi bughidi. Uga, buga. Informazioni sulla scimmia della rovina. Uga, buga. Abito da tecnoriccio. Non male.